Ci sono molte ragioni per avvicinare sin da piccoli i bambini alla musica. Scopriamo insieme le quattro ragioni più importanti. Imparare ad ascoltare. Marco, non giocare a pallone in corridoio. Alessia, non scrivere sul muro. Marco, Alessia, parlo con voi. Quante volte ci è capitato di parlare con i nostri figli senza essere ascoltati? La musica stimola la capacità di ascolto dei bambini fin da piccolissimi, aiutandoli a non ignorare ciò che gli diciamo. Riconoscere le emozioni. Bach, Mozart, Beethoven, ma anche i Beatles, i Pink Floyd, Adele. Quante volte ascoltando un brano musicale ci siamo trovati ad occhi chiusi immersi in qualche prato verde o in mezzo all'oceano e ci siamo commossi? Quante volte la musica ha influenzato il nostro umore? La musica è in grado di far conoscere ai bambini le proprie emozioni e li aiuta a viverle più consapevolmente. Imparare a socializzare. La musica è un fatto collettivo. Se qualcuno suona, qualcuno ascolterà. In un concerto questo succede dal vivo. Nelle registrazioni, invece, in differita. E quando qualcuno suona, generalmente non lo fa da solo, bensì insieme ad altre persone. Così la musica è uno strumento incredibile per apprendere le regole del vivere comune, in armonia e in sintonia con gli altri, serenamente e valorizzando le differenze che ci accomunano. Sprigionare la forza della creatività. Anche se sta eseguendo un brano scritto centinaia di anni fa, un musicista è sempre chiamato ad interpretarlo, mettendo qualcosa di sé nell'esecuzione. Per questo la musica è sempre un momento altamente creativo, anche per chi ascolta, perché è chiamato ad essere presente al momento e naturalmente andrà a cercare dentro di sé immagini, sensazioni, profumi, gusti e ricordi che la musica evoca, generando così la creatività. Perché sentiamo sempre più dire che è importante per i bambini avvicinarsi alla musica sin da piccoli, mentre quando eravamo noi piccoli non era così importante? È cambiata la musica o sono cambiati i genitori? Molti sono convinti che la musica sia solo una forma d'arte e che perciò ci si possa avvicinare ad essa solo se si hanno particolari aspirazioni artistiche. Questo accade soprattutto quando associamo il tempo investito a studiare in musica alle possibilità professionali che ne possono derivare. Ed ecco che allora si sentono subito i più classici dai commenti. Non si vive di musica, uno su mille ce la fa, che poi l'ha detto un musicista, tra l'altro. E ancora, studi all'università che con la musica ti puoi solo divertire. Questo modo di pensare ci ha nel tempo portati a togliere spazio alla musica, anche nelle scuole e nei percorsi di crescita. Oggi chi è fortunato e ha un insegnante preparato, durante l'ora di educazione musicale alla scuola primaria ascolta la musica. Quelli ancora più fortunati suonano flauto dolce, e pochi eletti hanno la possibilità di vedere uno strumento musicale dal vivo. Per questo è profondamente importante che siano le famiglie e i genitori ad avvicinare i propri figli all'esperienza della musica. Lei poi farà il resto, come una buona amica fidata. Khalil Gibran, poeta e scrittore libanese, diceva: "Musica ci ha insegnato a vedere con l'orecchio e a udire con il cuore". Allora chiudiamo gli occhi, alziamo il volume del nostro brano preferito e guardiamo i nostri figli correre su quel prato verde, nuotare in quell'oceano e poi voltarsi e dirci: "Grazie per il dono della musica, mamma, papà. Ora posso vedervi con l'orecchio e udirvi con il cuore". È bello il video di papà. Metti un piace con il video. Evviva la musica!